il rinnovato lavoro delle risaie nella Lomellina, constatato dal ministro alle corporazioni Sua Eccellenza Lantini durante la visita dei 100 giornalisti italiani e stranieri sulle fertili terre, dove, giusto le parole del ministro, il fascismo ha sdrammatizzato il lavoro delle Mondariso e lo ha redento dalla mortificazione avvilente alla quale era stato ridotto dalla grettezza dei tempi passati. Come noto, un esercito di oltre 180.000 persone è addetto alla risicoltura, la cui produzione si aggira sugli 8 milioni annui. E durante la mobilitazione stagionale, mentre le Mondariso, squadre affiancate, le gambe nude oltre il ginocchio immerse nell'acqua, le schiene curve nel gesto della monda e del trapianto, compiono il loro aspro lavoro, il regime, con l'organizzazione su vasta scala di dormitori, ambulatori e nidi di maternità, provvede con spirito di collaborazione e di giustizia sociale fascista. Questa, come tutte le forze attive, al servizio dell'autarchia e della patria.